La pompa di calore ibrida, cioè caldaia più pompa di calore. Una trovata tutta italiana. Ciao, sono Samuele e ti do il benvenuto in questo nuovo video, dove ti racconterò perché, secondo me, la pompa di calore ibrida o la caldaia ibrida, come vuoi chiamarla, non hanno senso di esistere. Se vuoi ricevere in anteprima i miei video, allora clicca sul tasto iscriviti e sulla campanella a fianco. Il concetto è molto semplice e puoi capirlo anche tu che non sei un tecnico. La pompa di calore ibrida non ti permette di staccarti per sempre dal gas. Infatti le pompe di calore nascono più di 40 anni fa per poter riscaldare anche senza l'aiuto del gas ed evitare così di ricevere due bollette, elettricità e gas. Te lo possono testimoniare tutte le persone che hanno scelto me e gli installatori con cui collaboro e che ormai da diversi anni riscaldano casa senza gas o gasolio. Se non ci credi, guarda gli altri video che ho realizzato nel tempo. Il fatto che con la pompa di calore ibrida non puoi staccarti definitivamente dal gas è il motivo alla base per cui non ha senso installarla. Se invece hai dei soldi da buttare via, beh allora lì alzo le mani e ti lascio aprire il portafoglio. Ma se scaviamo in profondità, scoprirai che ci sono altre motivazioni concrete. Se le marche che propongono le pompe di calore ibride avessero a catalogo pompe di calore professionali, non servirebbe la caldaia di supporto, credimi. È come se 15 anni fa l'idraulico avesse installato due caldaie, una in supporto dell'altra, in modo che se non ce la fa una, c'è l'altra di riserva. Assurdo, non credi? Se cerchi bene su internet, capirai che in Italia siamo pieni di caldaisti, cioè di tutti quei produttori di caldaie. Secondo te, se da oggi a domani smettessero di produrre caldaie, cosa succederebbe di quelle linee di produzione? Ecco che la genialata di applicare una caldaia a una pompa di calore per loro è estremamente vincente. Così ti vendono una caldaia e una pompa di calore, due piccioni con una fava. Un'altra trovata commerciale è quella di dire che la pompa di calore lavora fino a 5 gradi e sotto si accende la caldaia. Bella trovata! Infatti in questo grafico ti ho portato le percentuali di consumo del riscaldamento suddivise per mese e a fianco la temperatura media mensile al nord Italia. Praticamente se la caldaia dovesse accendersi sotto i 5 gradi lavorerebbe per il 50% del tempo. Di base diffido di chi propone le pompe di calore ibride, perché a mio avviso è una missione di colpa. È come dire, le mie pompe di calore non riescono a funzionare da sole. Senti cosa dice un tecnico di una marca molto molto famosa riguardo alle pompe di calore ibride. È un video che trovi facilmente su YouTube cercando. Qui abbiamo la pompa di calore, l'unità interna. È un'unità interna ibrida perché ha la possibilità di utilizzare la fonte di calore in un'ulteriore caldaia o anche ulteriore fonte di calore, potrebbe essere anche una biomassa. Ci permette così di avere una possibilità di avere un'integrazione di riscaldamento da fonte a gas quando essa si trova in difficoltà, magari nel periodo invernale, qualora la pompa di calore esterna si dovesse spegnere per magari abbiamo la batteria ghiacciata per troppa umidità o troppa temperatura bassa. Le aziende che ti propongono la ibrida non hanno la capacità di analizzare la tua situazione e capire se una pompa di calore può farcela tranquillamente da sola, staccandoti quindi dal gas. In questo modo ti propongono due generatori e loro stanno tranquilli, tanto il portafoglio poi è tuo. E ti sei fermato a ragionare sui costi di manutenzione? Con la pompa di calore e la caldaia abbinate assieme, avrai il doppio dei costi di manutenzione, quindi controllo fumi, controllo gas e così via. E poi considera che i costi fissi in bolletta del gas stanno aumentando e che tu consumi oppure no il gas, le bollette saranno comunque toste. Pensa che addirittura trovo le pompe di calore ibride anche in alcuni progetti realizzati da professionisti. D'accordo che c'è un obbligo minimo di legge, però un vero professionista dovrebbe fare i tuoi interessi e non i suoi. Ti do un consiglio. Se stai valutando la pompa di calore ibrida perché pensi che la pompa di calore da sola non ce la possa fare, oppure l'azienda che ti sta seguendo non ha abbastanza esperienza, allora considera solo la caldaia. E con i soldi che avanzi, porti in ferie tutta la tua famiglia. Se invece anche dopo questo video sceglierai per la pompa di calore ibrida, allora ci risentiremo tra un anno,
quando ti troverà il postino che ti bussa alla porta per portarti la bolletta del gas e della corrente. Tutto come prima, però l'elettricità te la puoi anche autoprodurre con un piccolo fotovoltaico. Il gas invece sei costretto a comprarlo. Se ti è piaciuto questo video e vuoi ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video, allora clicca sul tasto iscriviti e sulla campanella a fianco.